Bentornati amici investitori, nuovo appuntamento con le interviste di Vivere di Dividendi. Oggi abbiamo un'altra bellissima realtà italiana, abbiamo Piteco e ce ne parla Marco Podini. È un'azienda molto molto interessante, attiva nel settore finanziario, della gestione finanziaria e ci sono delle bellissime prospettive oltre alla crescita che ha già avuto questa azienda. Quotata sul mercato MTA Italia. E Marco, volevo subito chiederti di che cosa appunto si occupa Piteco. Allora, Piteco SPA è una società presente da oltre 30 anni nel mercato del software italiano ed è specializzata soprattutto in ambito tesoreria e programmazione finanziaria. Si tratta di software molto evoluti che vengono usati dalle aziende medie e grandi per sostanzialmente automatizzare tutte le tipiche funzioni di un'area finanziaria, quindi dall'area tesoreria, degli incassi, dei pagamenti, la gestione dei conti correnti, i depositi titoli, le operazioni di finanziamento, per arrivare anche a temi più sofisticati, quale il risk management e la programmazione finanziaria di medio termine. Quindi veramente un software molto completo, modulare, che viene oltretutto utilizzato dalla, direi, maggior parte dei grandi gruppi italiani, almeno quelli che lo hanno già adottato. Abbiamo oltre 2.500 clienti e 700 gruppi industriali che usano il nostro software e quindi si può veramente dire che in Italia siamo diciamo, gli operatori o la società maggiormente specializzata in questo ambito. È un settore, non direi nuovo, però comunque avete sposato l'ambito appunto software a quello che è la gestione finanziaria, che è comunque un settore che magari non è così conosciuto al grande pubblico. Se volessimo fare degli esempi un pochettino più pratici, più tecnici, per far capire bene in che ambito appunto andate ad operare, come potremmo strutturarli? Ma oggigiorno, come insomma ormai tutti sanno, il software pervade sempre più e si può dire che è presente in quasi tutte le nostre attività, almeno ovviamente per chi ne fa uso. E in questo senso si può dire che l'automazione dell'area finanziaria è un software di adozione più recente di altri invece software che ormai sono veramente considerati indispensabili in ogni azienda. Quindi, per fare degli esempi concreti, si può dire che un software gestionale che tiene appunto i conti, la contabilità, è ormai da più di 20 anni una presenza in tutte le aziende. Software un po' più sofisticati come il CRM o appunto quello della tesoreria sono stati invece adottati, si può dire, negli ultimi 10-15 anni dalle aziende più evolute. E quindi, e questo forse è anche un aspetto interessante per i nostri ascoltatori, vi è ancora, diciamo, un buono spazio per crescere proprio perché una certa parte della popolazione aziendale ancora utilizza metodi, per così dire, arcaici. Quali il foglio Excel o proprio semplicemente la forza di impiegate che gestiscono questo tipo di attività che invece oggi si possono sicuramente gestire in maniera molto più efficace ed efficiente con un software evoluto come quello di Piteco. Quindi comunque vi occupate di tutta la gestione finanziaria dell'azienda, in buona sostanza, e vi integrate anche con altri software o lo fate in autonomia? No, beh, innanzitutto noi ci integriamo con tutti i gestionali presenti sul mercato, quindi stiamo parlando di SAP, di Microsoft, di Oracle, ma anche con i prodotti, diciamo, più localizzati presenti in Italia. Poi, naturalmente, oggigiorno il software Piteco, proprio in virtù della sua diffusione, è diventato anche, diciamo, una specie di hub. Per appunto che dà la possibilità di venire per dirla in maniera un po' banale, attaccato ad altri pezzi di software, sia di società fintech che
che di altre realtà che offrono degli add-on che il nostro software può molto bene integrare. Noi abbiamo fatto diversi accordi anche con fintech internazionali per la gestione dei pagamenti internazionali, per la gestione del factoring, per la gestione del credito. Vi sono oggi, appunto, come forse i più esperti sanno, insomma, tutto un certo fermento in area fintech e la nostra capacità di essere al centro dell'area finanziaria delle aziende fa sì che, appunto, veniamo ingaggiati da queste realtà per offrire un servizio sempre più completo anche di terze parti al consumatore, per noi, insomma, al cliente, azienda. Hai anticipato un tema fondamentale, proprio perché voi siete in un ambito in realtà di grande sviluppo, perché non collaborate solo con le realtà industriali, ma appunto gestendo anche tutti gli aspetti più finanziari legati alla cassa, ai pagamenti e così via, siete molto legati appunto, come dicevi, a tutta questa evoluzione del fintech. Quali sono le vere prospettive? Quanto è grande questo mercato, le prospettive di crescita che avete? Finora abbiamo parlato di Piteco SPA, la nostra capogruppo, però dal 2015, da quando ci siamo quotati, abbiamo intrapreso un percorso di crescita anche per linee esterne e in questi 4-5 anni abbiamo già dato compimento a ben 5 operazioni straordinarie, di cui 2 riguardavano rami di azienda che abbiamo integrato in Piteco SPA e che riguardano prodotti di big data matching, quindi di riconciliazione automatica dei dati, che di nuovo aiutano chi nell'area finanziaria la gestione e la riconciliazione, appunto, di grandi moli di dati. Dopodiché abbiamo fatto 3 operazioni relative a società che tuttora esistono e che appunto riguardano sempre il software finanziario, perché noi ci siamo dati un po' questa specializzazione e quindi appunto oggi integriamo nel nostro ecosistema queste 3 realtà, di cui sono 2 in Italia, una attiva nel risk management per grandi aziende ma anche per banche, quindi sostanzialmente un software simile a quello che fa Piteco, ma se vogliamo ancora più specializzato, che viene usato per la gestione di portafogli complessi che coinvolgono opzioni, derivati, rischi su cambio, eccetera. E poi l'ultima operazione è proprio conclusa quest'anno, Rad Informatica, una società molto interessante e direi anche importante come volumi di redditività, che invece è attiva nella gestione di tutto il tema dei crediti non performing. Magari dopo potremo anche approfondire, perché è stata un'operazione veramente di grande successo. E la terza realtà, entrata nel gruppo nel 2017, si trova invece negli Stati Uniti d'America, e Juniper Payments, ed è una società che svolge servizi di corresponding banking, quindi sostanzialmente è una piccola SIA che esegue pagamenti per oltre 3.000 banche americane, permettendo appunto l'integrazione di questi servizi all'interno delle piattaforme regolamentate. Quindi ecco, sicuramente il fintech, insomma, questo tipo di software finanziari si sta affermando e sviluppando sempre di più, e questo appunto riteniamo ci darà la possibilità anche nei prossimi anni di continuare in un percorso di crescita, perché insomma ci siamo proprio dati l'obiettivo strategico di essere polo aggregante in questo settore, insomma, in forte sviluppo. Il settore è sicuramente in forte sviluppo, però immagino ci sia anche molta concorrenza. Chi sono adesso i vostri maggiori competitor e cosa state pensando? Quali sono, diciamo, le vostre carte vincenti rispetto ai competitor? Sono settori in realtà abbastanza specializzati. Noi abbiamo la fortuna, direi, insomma, sicuramente nel caso di Piteco, nel caso di Radio Informatica,
di essere in realtà leader assoluti di mercato con una quota almeno nella nostra nicchia, cioè nella nostra fascia di riferimento, che sono appunto le grandi aziende, veramente molto importante, superiore al 50%, direi quasi probabilmente due terzi del mercato. Ed è proprio questo nostro posizionamento di leadership che in realtà fa sì che si possa dire che sì, concorrenti ci sono, ma non veramente temibili, perché proprio la forza del nostro posizionamento fa sì che i nostri software sono considerati quasi uno standard dal mercato. E adesso, per fare esempi magari conosciuti al grande pubblico, noi siamo un po' la piattaforma Office del nostro settore. Quindi sì, uno, insomma, ci sono anche delle alternative, no, a usare Office in azienda, però poi nella sostanza quasi tutti usano quel prodotto. E questa è esattamente un po' la situazione che ci siamo guadagnati grazie al fatto che siamo partiti per primi a metà degli anni Ottanta, abbiamo sviluppato insieme ai nostri clienti il software, le varie piattaforme, ed oggi appunto garantiamo un livello di performance e di servizio veramente ineguagliabile, e questo fa sì che chi decide di adottare questo tipo di software, quasi, insomma, quasi tutti alla fine si orientano sui nostri prodotti. Un nome lo posso comunque fare, direi SAP, che sapete, insomma, è gestionale più utilizzato dalle grandi aziende al mondo, ha anch'esso un modulo di tesoreria, e quindi si può dire che insomma, chi non sceglie Piteco talvolta usa il modulo SAP, anche se vantiamo ormai nella nostra storia casi di successo importanti, dove appunto clienti che avevano fatto questa scelta, anche molto importanti, si sono poi in qualche modo ricreduti e sono poi migrati successivamente sulla piattaforma Piteco, perché oltre ad una maggior performance, come dicevo prima, hanno anche riscontrato un vantaggio di costo. Il fatto che noi siamo così presenti su tante nicchie anche diverse di clientela in termini, insomma, di segmento industriale, fa sì che il nostro software sia stato anche molto ben ottimizzato per le specifiche esigenze di ogni tipo di clientela. Quindi un'azienda di meccanica, piuttosto che una utility, piuttosto che una società di distribuzione, queste varie società, comprando il software di Piteco, si riescono anche a dotare di un prodotto che è stato ottimizzato per le specifiche sue esigenze, e alla fine questo poi porta nel tempo un vantaggio di costo rilevante, in quanto il software non deve più essere ulteriormente personalizzato, e questo appunto è un grande vantaggio competitivo che il mercato apprezza molto. Questo sì, sicuramente software importanti, lasciami dire, come quello di SAP, sicuramente non sono riconosciuti per essere economici. Esatto. E poi non sono assolutamente flessibili, sono moduli standard, è molto molto difficile avere delle personalizzazioni, mentre magari avere una realtà un pochettino che cura di più l'aspetto del cliente e customizza il prodotto sicuramente rappresenta un grande vantaggio da questo punto di vista. E nell'ottica invece del fatturato, ci hai già anticipato che avete delle quote importanti in Italia, avete anche già un'azienda all'estero. Come è diviso il fatturato tra Italia ed estero? E poi abbiamo visto, vediamo comunque un fatturato che è stato sempre in crescita negli ultimi anni, e quali sono i progetti per continuare a far crescere questo fatturato nel futuro? Sì, allora, noi naturalmente siamo un'azienda ancora prevalentemente italiana, nel senso che, diciamo, sviluppiamo direi l'80% del nostro fatturato in Italia, 80-82%, e la restante parte appunto in America, negli Stati Uniti.
Però la nostra ambizione sicuramente è quella di continuare a crescere sia in Italia ma soprattutto all'estero. Noi già siamo presenti in più di 40 paesi al mondo, proprio perché seguiamo le nostre aziende multinazionali nella loro espansione internazionale, dando la possibilità al CFO di gestire in maniera integrata la sua tesoreria, la sua liquidità, anche appunto tramite le sue società estere. Ma non solo, abbiamo anche clienti, soprattutto negli Stati Uniti d'America, anche in Spagna, in Svizzera, che hanno scelto le nostre soluzioni in maniera autonoma e avendo anche vinto beauty contest internazionali con i grandi brand americani, insomma, ed europei, sappiamo che ci sono grandi potenzialità. Quindi la nostra ambizione in futuro è sicuramente crescere anche all'estero, anche se ovviamente sappiamo per esperienza che è un processo abbastanza, insomma, abbastanza lento e faticoso, però è sicuramente una strada che vogliamo battere. L'anno scorso abbiamo aperto, cioè l'anno scorso in realtà, insomma, inizio di quest'anno, una filiale in Svizzera e ecco, quindi cercheremo sempre più di penetrare alcuni selezionati mercati. Ecco, sicuramente non possiamo andare dappertutto in breve tempo, però ci sono appunto mercati come la Svizzera, la Germania, gli Stati Uniti d'America, che noi vediamo come particolarmente interessanti per le nostre soluzioni. Magari anche una strategia appunto di acquisizioni, come ci hai già anticipato prima con il discorso con RAD, informatica e così via, può essere sicuramente interessante anche da questo punto di vista. Non so se oltre RAD avete già nel mirino altre possibili acquisizioni. Ma diciamo che noi, insomma, abbiamo in questi, insomma, da quando ci siamo quotati nel 2015 abbiamo fatto un bel percorso, abbiamo più che triplicato il fatturato, abbiamo triplicato il nostro EBITDA e anche appunto il titolo, insomma, guarda caso, esattamente triplicato, no? Da 5 anni a questa parte, quindi il percorso è stato sicuramente interessante e la crescita per linee esterne ci ha aiutato in questa traiettoria. Noi pensiamo che ci siano possibilità di crescita sia a livello organico, in quanto, come raccontavo, ci sono ancora molti clienti in Italia e naturalmente anche all'estero che non hanno adottato i nostri software. Abbiamo l'ambizione di aggredire anche una fascia di mercato di clientela più bassa del nostro tipico cliente, che oggi, insomma, si colloca spesso sopra, anzi quasi sempre sopra 100 milioni di fatturato. Negli ultimi 2 anni abbiamo sviluppato una nuova soluzione in cloud molto performante e che consente anche di usufruire dei nostri servizi a costi più ridotti, e quindi con questo prodotto andremo ad attaccare anche la fascia diciamo più media delle aziende italiane ed estere. Certo, la crescita per linee esterne è poi un altro grande acceleratore, e come ho detto noi cerchiamo aziende che siano proprietarie di software proprio e che incide nell'ambito finanziario. Quindi proprio anche appunto l'ultima operazione che hai citato di RAD è emblematica da questo punto di vista. RAD è una società relativamente piccola, perché ha sviluppato circa 10 milioni di fatturato nel 2019, ma che presenta le caratteristiche che a noi piacciono, cioè l'alta redditività. Forse questo è un punto che non abbiamo ancora toccato, però è sicuramente molto importante, in quanto noi come Piteco ormai ci siamo posizionati da alcuni anni su un EBITDA margin di oltre il 40%, e appunto nel caso di RAD abbiamo trovato una società, veramente un gioiello, che addirittura vanta un EBITDA margin di quasi, insomma, del 57%. E quindi questo tipo di realtà sono proprio
le società che a noi piace appunto integrare nel nostro ecosistema. E siamo molto convinti di quest'ultima operazione proprio perché sappiamo che è anche in corso una pressione da parte della banca, delle banche centrali europee in primis, affinché i nostri clienti bancari si rafforzino in questo ambito, in quanto l'emergenza in corso inevitabilmente produrrà un incremento dei crediti non performing e quindi vi è sicuramente la necessità di rafforzarsi in questo ambito. Ma non solo, vi sono anche nuove nicchie di mercato che stanno iniziando ad essere sempre più indirizzate dai nostri clienti, quali l'UTP, questo acronimo significa likely to pay, sono quindi quei crediti che pur essendo ancora non performing lo potranno diventare. Questo tipo di problematica finora era diciamo gestita a livello proprio di filiale, invece sempre più saranno anche queste problematiche gestite con dei software dedicati che, sui quali oltretutto Rada ha investito negli ultimi 2 anni e quindi anche da questa nuova nicchia di prodotto ci aspettiamo delle crescite abbastanza importanti. Assolutamente, 2021 purtroppo si preannuncia come un anno diciamo importante, se non so se il termine è giusto, per purtroppo i crediti deteriorati per le vicissitudini economiche ovviamente, quindi sicuramente avete un'altra bella opportunità di business anche da questo punto di vista. E volevo chiederti in ultima analisi, sempre rimanendo nel discorso dei numeri, dal punto di vista del debito, come state gestendo questo debito, quali sono le prospettive, è un fattore di rischio per voi? Ma direi proprio di no, sicuramente Pitteco tra i suoi punti di forza, oltre come dicevo all'alta redditività, ha sicuramente anche una forte produzione di cassa. Noi siamo un software house con alta leva operativa, siamo abituati a spesare la maggior parte dei nostri investimenti all'interno dei costi correnti e questo fa sì che la nostra cash conversion sia molto alta. Storicamente addirittura nell'ordine dell'80% dell'EBITDA viene convertito ogni anno in cassa. E appunto non dovendo fare investimenti rilevanti, a questo punto è chiaro che la cassa la possiamo spendere solo tramite il pagamento del dividendo, ma soprattutto appunto finora attraverso l'abbiamo spesa appunto andando ad acquisire le realtà di cui ho parlato. Naturalmente diciamo queste ultime due operazioni che abbiamo fatto nel 18 e nel 20 sono state abbastanza importanti, impegnative, però appunto la produzione di cassa ci consente veramente nel giro di pochi anni di abbattere completamente il debito. E quindi direi assolutamente siamo in linea con i nostri parametri di piano, che sono comunque quelli di non superare mai una posizione finanziaria netta rispetto al nostro EBITDA di 2-3 volte. Quindi direi assolutamente tranquilli da questo punto di vista, anche se poi forse c'è un aspetto abbastanza tecnico, però insomma qui parliamo probabilmente a investitori abbastanza esperti. Nella nostra PFN viene anche conteggiato il valore delle put option che potrebbero nel corso dei prossimi anni essere esercitate, e quindi questo elemento diciamo gonfia un po' fittiziamente la nostra PFN, ma non è detto che appunto che questo debito si trasformi in diciamo in cassa che esce dalla società. Quindi se sterilizziamo questo aspetto, in realtà poi la nostra PFN è anche da un punto di vista poi pratico anche più bassa di quello che potrebbe apparire diciamo all'analisi finanziaria.
Se posso chiedere per cosa le usate queste opzioni? No, diciamo questo è un modo nostro tipico di operare, nel senso che quando andiamo ad acquisire le società, noi preferiamo tenere i fondatori all'interno appunto della compagine sociale, quindi rileviamo come è stato ad esempio nel caso di Mirios e di Juniper il 60%. O piuttosto nel caso di Radio Informatica il 70%, e quindi la quota di minoranza rimane nelle mani dei fondatori che continuano ovviamente a collaborare e a sviluppare la società, e però appunto i principi contabili AFRS ci impongono di trasformare questa quota di minoranza in debito potenziale e quindi poi inserire questa voce nella PFN. Anche se poi effettivamente diciamo questa cassa, questo importo non è uscito e non è detto che debba uscire dalla società. Perfetto. E ci hai già anticipato che una parte della cassa la usate per il dividendo che avete già erogato. Qual è la vostra politica in quest'ambito? Ma la nostra politica è stata abbastanza definita fin dall'inizio, quando ci siamo quotati nel 2015, abbiamo detto che avremmo mantenuto un payout ratio superiore al 40%. In realtà negli anni questo payout è addirittura aumentato. Il nostro dividendo iniziale è stato, mi sembra, 10 centesimi per azione, che poi abbiamo alzato a 12, e adesso sono, mi sembra, 3 anni che è fermo a 15 centesimi per azione. Quindi con un payout ratio intorno al 50%. Ecco, è una politica che noi intendiamo mantenere proprio perché appunto la nostra situazione patrimoniale finanziaria ce lo consente ed è anche, penso, insomma, un giusto, no, riconoscimento e remunerazione dei nostri azionisti. Come detto, abbiamo la fortuna comunque di avere una produzione di cassa alta e riusciamo comunque a finanziare la crescita per linee esterne, come è successo in questi anni, pur mantenendo l'erogazione del dividendo. Quindi, a meno veramente di occasioni incredibili. No? Che ci impegnino su un'operazione molto molto importante che potrebbe a questo punto vedere una riduzione del dividendo, però ecco, lo considererei veramente, insomma, ci dovrebbe essere un'occasione veramente incredibile perché come nostra politica vorremmo assolutamente continuare su una strada di stabilità e di remunerazione costante della nostra base azionaria. No, ma sono sicuro che per operazioni importanti di crescita tutti i nostri investitori sarebbero anche ben contenti di rinunciare a un po' di dividendo per poi vedere l'azienda che comunque va molto bene e si piazza sui mercati sia italiani che internazionali. Grazie mille Marco per tutte le spiegazioni e questo overview su questo mondo specifico, anche molto tecnico che ci hai dato. Spero di averti nuovamente ospite molto presto, compatibilmente con tutti i tuoi impegni e tutte le società che gestisci. Certo, speriamo che ci sia presto un'altra operazione straordinaria e che ci sia quindi modo magari di rincontrarci per aggiornarci sulle ultime novità. Perfetto, grazie ancora, grazie a tutti voi per aver ascoltato questa intervista. Vi lascio qui sopra il link se volete ascoltare anche tutte le altre interviste che abbiamo già realizzato con gli altri amministratori delegati. Noi ci vediamo tutti i giorni con un nuovo video. Io vi saluto e buon dividendo a tutti. Arrivederci.